Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il celebre cantante italiano Albano ha recentemente concesso un'intervista al Corriere, in cui ha ripercorso le circostanze della scomparsa di sua figlia, Ilenia, avvenuta a New Orleans nel 1994. L'artista, che ha appena compiuto 80 anni, ha descritto Ilenia come una ragazza straordinaria, dotata di una notevole padronanza linguistica, parlando fluentemente inglese, spagnolo, francese, portoghese e anche un po' di russo, acquisito durante un viaggio a Mosca. La famiglia si era recata negli Stati Uniti per girare un docufilm intitolato L'America perduta. Il viaggio li portò da Los Angeles a New Orleans, dove, secondo Albano, Ilenia fece l'incontro fatale. L'artista rievoca con intensità quella sera in cui Ilenia mostrò un atteggiamento insolito, fuggendo da lui per le strade di New Orleans, e il suo allarmante grido: «Quell'uomo vuole farmi male!». Era una triste confusione, perché l'uomo da cui stava fuggendo era in realtà il suo stesso padre. Il mattino seguente, Albano la ritrovò e la fece tornare dalla madre, raccontandole che la figlia aveva rischiato la vita sulle acque del Mississippi. Nonostante la pericolosa avventura, Ilenia sviluppò un'insolita attrazione per il Belize, patria degli homeless, decidendo di partire e abbandonando gli studi al King's College di Londra. Tuttavia, ritornò poi a New Orleans, dove nella notte di Capodanno del 1994, scomparve misteriosamente. Albano ha cercato di ricostruire quella tragica notte, parlando con chiunque potesse avere informazioni sulla figlia. Il cantante ha ricordato l'ultimo incontro di Ilenia con il guardiano del porto, il quale la avvisò che non poteva stare sulla riva del fiume. Ma Ilenia rifiutò di andarsene, dicendo: «Io appartengo alle acque», prima di tuffarsi nel fiume e nuotare a farfalla. Albano è convinto che il guardiano stesse dicendo la verità, poiché quella era una frase che Ilenia ripeteva spesso da bambina, proprio prima di tuffarsi in acqua. Il cantante ha sottolineato che, nonostante le circostanze tragiche, la scomparsa di Ilenia non ha causato la fine del suo matrimonio con Romina. Ha rivelato che il loro rapporto era già in crisi da tempo. Riflettendo sul periodo successivo alla scomparsa di Ilenia e alla separazione da Romina, Albano ha definito quegli anni come i peggiori della sua vita. Nonostante il dolore e la solitudine, l'artista ha trovato la forza per continuare, riconoscendo il dolore come una prova e ritrovando la fede e la pace nel processo. Questo toccante racconto ha offerto uno sguardo approfondito sull'esperienza personale di Albano, una figura icastica della musica italiana, che ha dovuto affrontare una delle prove più dure che un genitore possa sopportare. Lascia un commento alla fine del video per farci sapere la tua opinione e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.